Partono uno dopo l'altro, senza neppure avvisarmi. Partono così, senza programmare, senza ritorno, senza neppure salutarmi. Qualche riga di giornale informa. Rammarico dovuto di molti. Ancora un giorno e quando il tempo delle partenze è così fitto, vuol dire che è tardi. Bisogna mi prepari anch'io. Fai tutte le foto così, no? Girando? Sì, infatti. Ma questo è finito. Sì, perché poi facciamo i tutti. Passo, occhio. Io come editore ho scoperto, incontrando Arnoldo, al premio Alfonso Gatto, che è stato costretto a leggere le mie poesie, è stato costretto a leggere le mie poesie, incontrandoli ho scoperto e scrivevo. E ho scritto molti. Allora pubblicammo, prima ancora che servisse la libreria, tre libri su Le bombe di Satana, che praticamente non hanno avuto alcun successo, perché quando andava in televisione lo nascondeva, perché il grande attore, spesso così come altri grandi personaggi, quando vanno in televisione si vergognano quasi di scrivere, e invece da lì è nato una serie di libri fino a quest'ultimo di cui parliamo. Io devo dare un ringraziamento particolare nel ritorno a Firenze, uno spettacolo a Firenze, la ragazza di Bube, qui c'è quasi la famiglia di Arnoldo, io lo sento un po' padre come figlio, e c'è Narbalestri, che vi prego di fare un applauso perché gli attori, anche quando fanno quelli bravi, non solo hanno un grande lettore, ma sono sempre spaventati. Noi invece assistiamo a una serie di ignoranti che fanno gli attori solo perché hanno una bella faccia, hanno sempre la stessa espressione, non capiscono nulla. E infatti, tra poco sarà qui. Allora, noi iniziamo non tanto a dire che cos'è questo libro, perché questo libro anche non è la storia di Arnoldo, ma è anche la storia di un paese che non esiste quasi più, dove vengono incastrati episodi della vita di Arnoldo, non tutte. Il capitolo che riguarda Anna, ad esempio, è molto breve ma efficiente. E io ti do subito la possibilità. Ah, lo tieni in mano. Magnifico, gli piace di più, che lo so. Quindi Arnoldo che è piccino. E subito ne combina una. A 8 anni scappai da casa. Era una bella notte di primavera, una primavera tepidissima e profumatissima. Mi feci non so quante ore di bicicletta risalendo il greto sinistro dell'Arno, dall'altra parte del ponte sospeso, dalle 5 del pomeriggio fino all'imbrunire, lungo un viottolo liscio, liscio, che saliva e scendeva brevemente, seguendo l'argine. Andavo verso un oscuro avvenire, per fuggire alla vita dietro un bancone di negozio, per fuggire alle botte, ai rimproveri, ai doveri, a mio fratello, a mia madre, e annusando l'aria pensavo a mille cose. La libertà mi entusiasmava, potevo fare tutto quello che volevo. Non so come si chiamasse il luogo in cui mi sono fermato, so solo che era una fattoria. Avevo bussato alla porta e mi aveva risposto un uomo con un brutto vocione. Chi è?
Ma sono un bambino di Firenze, vorrei un posto per dormire. Ma ti conosco? No, allora vattene. Stanco e affamato cominciai a non essere più tanto sicuro della bellezza della libertà. Trovai riparo in un pagliaio, di quelli di una volta, e mi addormentai profondamente. Il fieno veniva messo con i forconi da erba attorno a un palo, in cima al quale c'era un barattolo di latta per non farlo marcire per la pioggia. Non come oggi, arrotolato da quelle macchine infernali e abbandonato in mezzo ai campi. Il pagliaio, una volta, era luogo di siesta e anche d'amore. Dormì benissimo, morbido e caldo. All'alba fui testimone della cattura di un coniglio da parte di un falco. Il falco aveva fischiato minacciosamente prima di piombare sul coniglio e quello si era messo a stridere quando aveva sentito gli artigli sulla coniglia. Non ebbi paura, ma notai solo la cosa che mi è rimasta sempre impressa nella memoria con tutti i suoi particolari. Fu in occasione di quella fuga che composi i primi versi della mia vita. Avevo una bicicletta grande, da uomo, arrivavo a fatica ai pedali e non sapevo nulla di manutenzione. Strideva e gemeva in ogni sua parte. La catena scricchiava, le ruote cigolavano e così il vecchio sellino che sembrava non saper sostenere neanche il peso di un bambino come me. Il manubrio, anche lui, non sembrava sopportare di essere manovrato, tanto gemeva ad ogni curva. E io creai questi versi. Cigola, cigola, macchina mia, sai come piange l'anima mia. Mi ricordo che per lungo tempo ho avuto il dubbio che al posto di quel sai sarebbe stato meglio mettere un fai, cioè piangi come piango io. Ma mi sembrava più bello pensare alla partecipazione al mio dolore da parte di quell'ammasso di ruggine a cui noi bambini allora davamo il nome completo di bicicletta. Ricordo anche che tornando a casa il mattino seguente, la mia fuga fu breve ma volevo fosse significativa, mentì dicendo ai miei che mi avevano accolta affettuosamente dopo una nottata di angoscia che ero tornato per papà e non per la mamma. In realtà era l'amore della mamma che cercavo. Papà comunque allora era molto duro con me, forse voleva che diventassi uomo prima del tempo, ma credo fosse interessato più a me che a Piero, più grande di 2 anni. Piero aveva sofferto da piccolo di un'otite purulenta che l'aveva obbligato ad un intervento all'osso poroso dietro l'orecchio destro e per ordine di mia madre non doveva essere oggetto delle punizioni materiali che papà riteneva necessarie per la nostra educazione. Il risultato era che quando lui faceva qualcosa di punibile, le botte che aspettavano a lui venivano date a me. Grazie.